Ancora una volta PD e 5 Stelle hanno deciso di non ascoltare il territorio, ma di ascoltare solamente quello che gira nei palazzi di Roma. È gravissimo, è lontanissimo dalla realtà della nostra regione. Viviamo in un momento in cui già è difficile per alcune persone più fragili arrivare anche a una condizione psicologica tranquilla. Magari potevano vedere il Natale come un momento per rincontrarsi, nei fatti stiamo assistendo a un provvedimento contro la gente e contro le famiglie in questo caso. Perché voi pensate una cosa, al di là di tutto, gli aiuti spostamenti tra regioni dal 20 di dicembre, a parte il fatto che ci sono famiglie che abitano in regioni diverse, quindi magari ricongiungimenti tra parenti o altro, ma ancora più assurdo è il fatto che non ci si possa muovere tra comuni il 25, il 26 e il 1 di gennaio. Ora io mi dico, quindi noi, ci sono due paradossi in tutto questo. Il primo è che secondo il decreto i ristoranti possono rimanere aperti quei giorni di festività, ma noi non ci potremo muovere dai comuni per poter raggiungere quegli stessi ristoranti. Quindi mi metto anche nei panni di un commerciante. Quindi controsenso? Parte, è un controsenso? È un controsenso. È un controsenso. Cioè, come dire, la gente aprite, però non facciamo uscire la gente di casa. E quindi voi intanto aprite, e poi sappiamo bene che aprire ha un costo comunque per l'imprenditore. Seconda cosa, cioè, il problema è concreto di chi magari abita nei piccoli comuni, che viene trattato in modo diverso da chi abita nelle grandi città. Ora io dico, non per discriminare nessuno, non per fare differenze, perché le differenze non le fa la Lega, ma le fa il PD di 5 Stelle in questo caso. Perché io che abito in un comune piccolo, e faccio anche un esempio, per esempio, cioè ci sono tanti comuni del Piacentino, tanti comuni dell'Emilia Romagna, che sono magari sotto i 5.000 abitanti, sotto i 10.000 abitanti, che nel comune limitrofo, al confine proprio dello stesso comune, abita il parente stretto. Questi non potranno vedersi. Questi non potranno vedersi. Questa è un'allucinante presa di posizione politica. Perché voi pensate che se io vado dal mio parente il 24 posso andarci. Se invece ci vado il 25 no, perché allora se ci vado il 25 mi contagio. Cioè, ecco, capite che la cosa è assurda. Ovviamente e l'appello che faccio delle volte io è quello di arrivare a rispettare sempre tutte quelle che sono le norme, magari anche all'interno di una casa cercare di mantenere il distanziamento, soprattutto magari se ci sono delle persone più fragili o altro. Però io dico, magari evitare anche le grandi riunioni in questo caso, no? Ma perché certo, non è il momento. Cioè, no, cioè io adesso non dico che si debba fare un cenone, un certo, pranzo con 20 persone, capisci? Però fino a che si parla magari di 6, 7, 8 persone, che poi magari sono i parenti più stretti, ecco, io dico, non ci vedevo niente di male. Secondo me questa è una presa di posizione folle che deriva però da una poca lungimiranza politica.